Grandi nata record nel Bassanese, danni maggiori a Breganze, distrutti, raccolti, la regione pensa agli aiuti. Bloccati dalla grandine in uno scantinato, paura a Breganze per due anziani salvati dai vicini. Zaia a Renzi, pensi più al lavoro che ai social e da Roma arrivano i soldi per la cassa in deroga. Clonavano bancomat e carte di credito, sgominata dai carabinieri una banda di romeni. Vertice in provincia per la curva killer di Romano, un asfalto più drenante è la prima soluzione. È Gaetano Giampietro, nuovo questore di Vicenza, l'ex Sanna prenderà posto a Venezia. Contro la crisi al lavoro ci pensa il comune, originale iniziativa dell'amministrazione di Tombolo. Prima settimana di lavoro per i giallorossi di Mister Asta, domani la partenza per il ritiro ad Asiago. Buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento con informazioni di Bassano TG. Come avete sentito dai titoli, apriamo il telegiornale sui danni ingenti provocati dal maltempo di ieri sera. Tra le zone maggiormente colpite, quella di Breganze. Vediamo. Come vedete, questa è la quantità di grandine raccolta qui in via Petrarca a Breganze. Sembra neve, in realtà è grandine, grandine che ha creato molti, moltissimi danni. Grandine come se fosse neve. Breganze e Mirabella ieri sera sono state ricoperte da uno strato bianco. 20 cm di grandine hanno distrutto i campi e i vigneti, creando un danno incalcolabile per viticoltori e agricoltori. Non c'è più niente, non c'è più niente, sì. Non è recuperabile nulla? Nulla, non c'è, c'è solo chi tralci. Il raccolto è andato tutto perduto, ma il problema è che sarà perduto per un paio d'anni. Per cui il danno maggiore sarà per il futuro. E la conta dei danni è superiore all'80%. Cioè possiamo dire 100% perché il frutteto è inutilizzabile. La tempesta praticamente ha aperto i miei ieri sera, l'una ero qua che mettevo a posto i cupolini. Non solo i campi ma anche le abitazioni e gli esercizi della zona sono state danneggiate dalla tempesta. È stato tutto un attimo, qua davanti c'era, sembrava un fiume che passava, c'era pieno di acqua, è proprio un disastro. Tantissimi, io dico la verità, stamattina quando con il sole alle 6 ho pianto perché effettivamente cioè, lavori, vuoi tenere, fare bene e in 10 minuti ha distrutto tutto. La paura si legge ancora negli occhi degli abitanti di Breganze. Stanotte qua c'era un torrente di acqua e grandine e c'è stata una... C'è stati dei garagi che sono stati completamente sommersi dalla grandine, ci sono state delle ruspe e delle macchine operatrici che hanno lavorato tutta la notte praticamente. Ora si contano i danni e si chiede un aiuto alle istituzioni. Dopo vediamo se qualcuno, Osaia o qualcuno, venga incontro qua a Mirabella. E proprio dalle istituzioni stanno arrivando le prime risposte ai cittadini di Breganze. Questa mattina si è messa in moto la macchina della Regione Veneto per la verifica e determinazione dei danni e l'apertura della procedura per attivare il Fondo di Solidarietà Nazionale. E sempre a Breganze una coppia di anziani è rimasta bloccata nello scantinato che rapidamente si è riempito d'acqua. I due sono stati tratti in salvo dai vicini poco prima dell'arrivo di una squadra dei vigili del fuoco assieme ai sommozzatori. A Sandrigo invece due grandi platani si sono abbattuti sulla strada e sono stati rimossi con l'ausilio di un autogru. Ed il maltempo ha causato danni anche a cavallo tra il Vicentino e Padovano, tra Pozzoleone e Carmignano, dove i raccolti sono stati distrutti dalla grandine e dal vento. Mai erano anni che non si vedeva tanta acqua così in poco tempo. Distrutto tutto, guarda, messo a zero qua. E adesso? E adesso cosa si fa? Cioè voi agricoltori cosa fate adesso? Cosa fate qua? Non si sa cosa dire al momento. Dopo si penserà. Adesso al momento così non si ancora fatto una stima, perché se danni ingenti grandi. Raccolto distrutto, alberi abbattuti, segnaletica stradale divelta anche nel Bassanese tra Rosai Cartigliano, Tezze 9, così come più a sud, a cavallo tra Vicentino e Padovano, tra Pozzo Leone e Carmignano, ingenti i danni provocati dal maltempo che si è abbattuto la scorsa notte.
una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco di Bassano, anche se più di 500 le chiamate giunte al 115. Come abbiamo documentato oggi, devastati gli orti delle abitazioni, così come tante le piante sradicate. A Pozzo Leone, lungo la provinciale 51, un pino è finito in mezzo alla carreggiata dopo aver piegato parzialmente il palo della luce. Stesso copione alle scuole elementari, con un albero sradicato nel parco dell'istituto, rami spezzati, come si vede lungo la strada, anche se il punto maggiormente colpito è quello al confine delle due province, a Camazzole. I raccolti di mais sono distrutti praticamente. Certo. Specialmente qui di secondo raccolto si valuta sono perduti. Tutto il lavoro fatto per niente. Viene un terzo taglio, anche quello che molti è perduto, anche quello, perché penso che abbia pioggia qui è stata intorno dai 5 ai 10, dai 50 ai 100 mm. Il governatore chiede un intervento strutturale al governo sul fronte lavoro e dice Renzi: pensi meno ai social e ci dia soldi per la cassa integrazione in deroga. Beh, guardi, siamo di fronte a un governo che per via di proclami e navigazioni su internet, Twitter e Facebook e altre cose è sicuramente da premio Nobel, però poi i lavoratori vedono i risultati se arriva a casa lo stipendio nel momento in cui le aziende hanno difficoltà, per cui pensare che 40.000 lavoratori del Veneto che sono senza la cassa integrazione in deroga oggi possano semplicemente andare a fare la spesa pensando ai tweet di Renzi e dei suoi ministri, direi che proprio così non funziona, noi vogliamo quei soldi. L'appello di Zaia Renzi pensi meno ai social ha sortito l'effetto sperato, almeno in parte. È arrivata nelle scorse ore la tanto agognata firma del decreto interministeriale che autorizza la spesa di 400 milioni di euro per consentire il pagamento integrale delle somme ancora dovute ai titolari dei trattamenti di cassa integrazione e mobilità in deroga per il periodo fino al 31 dicembre 2013 e le prime quote per il 2014. Certo non un granché, sottolinea l'assessore al lavoro Elena Donazzan, che precisa, i fondi non sono sufficienti ma sono ben accetti, soprattutto perché i lavoratori sospesi da gennaio scorso non hanno mai visto un euro. Zaia, dopo l'allarme lanciato dai sindacati, invita il governo a fare di più, mettendo in campo quelle riforme strutturali che salverebbero il posto a migliaia di lavoratori. Se non si interviene si va a ingrossare il mare magnum di persone senza assenza totale di lavoro, di occupazione, e che con ovvie ricadute dal punto di vista sociale. E lo dice una regione che paga 21 miliardi di tasse a Roma ogni anno e li lascia lì. Quindi a fronte di 21 miliardi di euro ogni anno abbiamo diritto ad avere risposte anche in maniera celere rispetto alle normali, umane esigenze di questi 40.000 lavoratori. Ed è stato ritrovato Giovanni Gastaldello, 63enne, residente a Sant'Anna in via Alessandro Volta, scomparso da casa da domenica sera. L'uomo ha contattato la famiglia nel tardo pomeriggio di oggi, ha dichiarato di trovarsi nel Padovano e presto sarà raggiunto dalla famiglia. Ed ora invece la cronaca. Sgominata una banda di romeni esperti nella clonazione di carte di credito e bancomat, avevano installato microcamere nelle colonnine dei self-service di molti distributori tra la Castellana, Vicentino e l'Alta Padovana. Sentiamo. Malviventi con i guanti bianchi, individuati dai carabinieri di Castelfranco, una banda di 3 persone, 2 trentenni e un 35enne, con una mente raffinata, hanno realizzato questo piccolo arsenale di microcamere, falsi coperchi per bancomat, batterie da infilare nelle colonnine di pagamento dei distributori self-service, dopo aver piazzato questa strumentazione. Comandante, dove veniva posizionata questa microcamera? La microcamera veniva posizionata nella colonnina terminale di pagamento, esattamente nella feritoria. Artisti della clonazione, insomma, che riuscivano a nascondere perfettamente le microcamere con tanto di microfono, che registravano sia il codice elettronico delle carte di credito e dei bancomat, ma soprattutto i codici d'accesso. Migliaia di cittadini clonati, molti sicuramente ancora ignari del furto telematico, che non avveniva con il prelievo di contanti, ma con l'acquisto di oggetti di lusso trovati dai carabinieri nel covo a Camisano Vicentino. All'interno dell'abitazione, poi, quello che ci colpì di particolarmente sono stati numerosi capi griffati all'interno dell'abitazione. Ora le indagini stabiliranno quanti distributori erano costantemente manomessi dalla banda nella zona della Castellana, ma anche nell'Alto Padovano e nel Vicentino. E il consiglio dei carabinieri ai cittadini è semplice e sicuro. Mettere come prima operazione le mani dove si compone il codice, così solo per eventualmente oscurare o coprire la microcamera che in quel momento copia e registra i codici di sicurezza.
Furto aggravato in concorso. Devono risponderne due marocchini di 33 e 27 anni immortalati dalle telecamere di videosorveglianza poste all'esterno del centro commerciale Il Grifone a Bassano mentre rubavano due biciclette. Grazie alle immagini, infatti, gli agenti del commissariato di polizia in via Pecori Giraldi hanno identificato i due pluripregiudicati. Le bici rubate sono state recuperate e riconsegnate ai proprietari. Vertice in provincia stamattina per trovare una soluzione alla messa in sicurezza del tratto di strada provinciale 248 tra Mussolente e Romano. Beh, è emerso che c'è la necessità di realizzare una serie di interventi a breve e lungo periodo in base anche alle necessità finanziarie che ci vogliono per migliorare quel tratto di strada, per far sì che non ci siano più incidenti. Certe tragedie non devono ripetersi, ma c'è bisogno della collaborazione degli automobilisti che per primi devono rispettare il codice della strada, così Dino Secco, capo gabinetto della provincia di Vicenza, che ha incontrato in un tavolo tecnico i vertici di viabilità e i sindaci di Romano Dezzeline e Mussolente, i due comuni interessati dalla provinciale 248, sotto i riflettori, in particolare quella che è stata definita la curva maledetta di Palazzo Storto a Spin, che ha visto tante, troppe vite umane spezzate. L'ultimo tragico episodio, lo ricordiamo, la settimana scorsa con la morte di tre ragazzi. Si è cercato di trovare la via migliore per mettere in totale sicurezza il tratto di provinciale, ci spiega Dino Secco. Il primo intervento che verrà fatto è quello di una segnaletica su ambedue le carreggiate con dei pannelli che indicano la velocità. Il secondo intervento è quello di cambiare il tipo di asfalto. Il terzo aspetto è quello di un miglioramento complessivo della strada, e questo con anche delle iniziative che devono essere fatte in seguito ad accordi pubblico-privati con alcune aziende interessate a degli interventi in quella zona. Gaetano Giampietro è il nuovo questore di Vicenza, arriva da Vercelli e sostituisce Angelo Sanna, trasferito a Venezia. A Giampietro gli auguri di buon lavoro da parte del presidente del Veneto Luca Zaia e dell'assessore regionale Elena Donazan. Ed ora, come ogni venerdì, è la volta delle previsioni del tempo per il weekend e per una volta la gita fuori porta dovrebbe essere garantita. Ed ora invece con le prossime immagini scopriamo l'ultima avventura di Beppe Faresin, l'uomo in kayak. Niente, continuiamo, ci deve essere un problema nel servizio. Passiamo ora all'Alta Padovana. Si apre con la cronaca. La Guardia di Finanza di Cittadella ha denunciato 5 persone per aver illecitamente percepito l'indennità di mobilità stabilita per chi perde il lavoro e chi decide di intraprendere la strada del lavoro autonomo. Tre di loro, secondo quanto ricostruito dai finanzieri, una volta licenziate, avevano provveduto ad aprire singole partite IVA, a presentare la domanda di anticipazione dell'indennità di mobilità presso la sede INPS, ricevere fino a 26.000 euro di indennità e cessare immediatamente la partita IVA. Ed ora andiamo in Alta Padovana, appunto, per parlare di lavoro, un periodo di crisi, e scendere in campo è direttamente il comune. Caro vecchio ufficio di collocamento, addio. Il posto di lavoro oggi lo trova direttamente il comune. Accade a Tombolo, dove l'assessorato alle attività produttive e commercio, guidato da Elisa Cusinato, ha pensato ad un'iniziativa anticrisi per far incontrare domanda ed offerta. Chi cerca come chi offre lavoro deve solo compilare un apposito format sul sito internet del comune, inserendo il proprio curriculum o i profili professionali ricercati. Il comune offre un supporto anche a chi cerca lavoro ma non sia in possesso di un computer o non abbia mai preparato un curriculum. E non solo, lo stesso assessore Cusinato sarà disponibile in prima persona tutte le mattine di sabato in municipio per aiutare chi ne avesse bisogno. Un'iniziativa nuova, insomma, ideata dal neo sindaco Cristian Andretta, che, se produrrà effetti positivi, potrebbe diventare modello anche per altri comuni. E siamo ora allo sport, primo faccia a faccia con la stampa oggi per il nuovo allenatore del Bassano Virtus, Antonino Asta.
Meno di una settimana, tanto è bastato al nuovo tecnico giallorosso Tonino Asta per ambientarsi in casa giallorossa, e la prima impressione in quanto a giocatori e staff è assolutamente positiva. Le aspettative su questi ragazzi, sulla rosa attuale, quella che è rimasta, erano ben precise ancora prima di cominciare, perché conoscevo caratteristiche, qualità, meno sotto l'aspetto caratteriale, perché uno li può vedere contro, conoscere più o meno. E tutte queste aspettative che avevo in questi 5 giorni si sono dimostrati tali, cioè positivi. Oltre che sull'erba del mercante, la partita giallorossa questa settimana si è giocata anche tra telefoni e scrivanie, tra i nuovi arrivi virtussini, Priola, Grandi e Tonon. Anche per loro mister Asta ha in programma un lavoro fisico e tattico per arrivare pronti fin dalla prima giornata di campionato. Sicuramente è cambiato il modo di lavorare, quindi se è possibile iniziare bene e finire bene uguale, ecco, non sono quello amante di partire forte o piano e poi modellare in base, no, se è possibile oggi come oggi, insomma, le partite di campionato contano più che mai, quindi sì, partire bene, ma nello stesso tempo non vuol dire partire bene dopo tra un mese, due, quando si partirà del campionato, trovarci in difficoltà. Si parte dalla soluzione di Berlusconi sul caso Ruby, questa sera a Focus con il nostro direttore Luigi Baccialli. In studio ci saranno Remo Sernaggiotto, Gennaro Marotta, Giovanni Giusto, Loris Palmerini, Giancarlo Borsoi, e come sempre aspettiamo anche i vostri sms durante la diretta. Ed ora vi lascio al ricordo dei caduti che riposano al Tempio Sario di Bassano. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. Carnevali Luigi, Carnevale Pasquale, Carniglia Domenico, Caro Giuseppe, Caroli Arturo, Caroli Benvenuto, Carollo Lorenzo, Carota Vincenzo, Carrozzato Girolamo, Carozzi Domenico, Carozzo Achille, Carpentieri Vincenzo, Carpita Vincenzo,